Buongiorno, sono Giovanni Pischedda, responsabile del settore internazionalizzazione della Camera di Commercio di Torino. Oggi siamo qui per presentare, nello specifico, due progetti, due attività con aziende che non sono aziende del settore agroalimentare, ma sono aziende di due filiere che possono interagire con il settore agroalimentare. Nello specifico stiamo parlando del settore della logistica e del settore dell'editoria. Noi come Camera di Commercio di Torino da alcuni anni cerchiamo di sostenere le principali filiere della provincia, anche in collaborazione con le altre Camere di Commercio del Piemonte. Le due filiere dell'editoria e della logistica sono tra le ultime arrivate nel programma di supporto all'internazionalizzazione che mettiamo in campo come Camera di Commercio e andando più a fondo nella conoscenza della filiera abbiamo potuto notare che ci sono alcune di queste aziende che lavorano in maniera proficua. Quando parliamo di logistica nel settore dei trasporti, evidentemente delle consegne anche all'estero, e quando parliamo di editoria nel narrare, nel raccontare quelle che sono le eccellenze del settore agroalimentare, ed è per questo motivo che oggi vogliamo in qualche modo organizzare una sorta di incontro tra le imprese dei vari settori che avranno questo spazio di presentazione in cui le aziende dell'editoria e quelle della logistica presenteranno la loro capacità, le loro competenze e soprattutto le loro esperienze, perché vengono già da esperienze pregresse. E eventualmente le aziende del settore dell'agroalimentare potranno ritrovare qui qualche servizio che potrà aiutarle a rendersi più competitive sia sui mercati internazionali, ma non solo, perché quando poi parliamo di diciamo editorie, quindi di narrazione, di trasporti, stiamo parlando comunque di un supporto importante per comunicare, per farsi conoscere e per raggiungere nella maniera più efficace possibile i consumatori, sia con la narrazione, sia fisicamente portando al consumatore i prodotti.